Ciao, siamo Federico Cesari e... Questo non lo devo leggere, Fotini Peruso. Siamo parte del cast di Tutto Chiede Salvezza e oggi faremo un test un po' particolare. Esatto. Ora noi leggeremo una serie di domande che ci guideranno all'interno di un bosco immaginario e poi a seconda delle risposte che noi daremo si rivelerà qualcosa sul nostro inconscio. Partiamo? Andiamo. Vai. Immaginate di passeggiare all'interno di un bosco. Accanto a voi c'è una persona. Chi è questa persona? La mia ragazza. Mia sorella, un gran supporto in un bosco sconosciuto. C'hai paura, paura proprio la persona. Stupende. E state attraversando il bosco e vedete un animale non molto lontano da voi. Quindi tua sorella qua interverrà. Quanto è grande questo animale? È grandissimo. È grandissimo, è gigante, vedremo. Mi sovrasta. Ti sovrasta. Ma io è medio di un cerbiatto. Diplomatico. Un cerbiatto. Continuate a camminare tra gli alberi fino a trovare una casa. È la casa dei vostri sogni. Com'è fatta? Quanto è grande? E allora, 3 piani. La casa dei miei sogni, scusa, che vuoi? Vabbè, 3 piani, com'è fatta? E a livello strutturale, materico? Come è fatta? Come è strutturata, penso? Allora, primo piano, murato, delle mura. Murato. Un primo piano normale, una tomba, no, un primo piano normale. Secondo piano di vetrate, un terzo piano con un terrazzino. Ti tratti bene? Carina. Vabbè, la casa dei sogni, scusa. Certo. Voglio vedere che c'hai, un tuburio sottoterra. Un primo piano relativamente ampio sotto, le vetrate approvo. Dopo direi un mezzo piano, cioè non vorrei che fosse un altro piano. Che cos'è un mezzo piano? Vabbè, non potete entrare nella mia testa, però io la vedo. La casa è circondata da una recinzione? No. Sei attenta? No. Ok, va bene. La mia sì. Perché sei protettivo, cioè devi stare nel tuo piccolo mondo. Ah, voglio un muretto basso. Posso avere un muretto? Mi delimita il giardino, se no scusa. Ma cosa devi delimitare? Ma certo, in un bosco. Va bene. Quando entrate nella casa, vedete la sala da pranzo. Cosa c'è sulla tavola e nella stanza? Sulla tavola c'è... dei libri. E dell'acqua. E poi una libreria, un televisore, insomma, dei tappeti, una sala da pranzo. Allora io ci voglio tanti fiori. Tanti fiori sia sulla tavola che nella stanza. Del vino. Brava. E poi tanti libri anche nella stanza. E nel mezzo piano? Va bene, questa era l'ultima domanda. Tu guarda. Scopriamo il significato delle risposte allora, eh? Bene. La persona che avete immaginato al vostro fianco è la più importante della vostra vita. Io questa l'avevo sbirciata. Ah vabbè, quindi sei ripreparatissima. Se no tua sorella, certo, ti faceva un culo. Va bene così. La grandezza dell'animale, è la stessa che attribuite ai vostri problemi. Io problemi di medie dimensioni, tu problemi enormi. Tu sei scelto te, eh? Le dimensioni della casa che avete visto corrispondono alle vostre ambizioni. Questo mezzo piano com'è quindi? Sembra un male. Una mezza ambizione, che vuol dire? Tu problemi enormi, un piano primo, e mezzo. Il primo va tutto bene, il secondo è un po'... Se la casa non aveva una recinzione, siete persone aperte e vi sentite libere, vedi? Io invece sono una persona che ha i propri spazi e vuole che siano rispettati. Fiori, piatti, cibo e persone in sala da pranzo indicano felicità. Se la sala da pranzo era vuota, è un indizio di malinconia. Allora, non mi sembra che il cibo, i libri possano rientrare in cibo, né in piatti. Cioè, i tappeti, la libreria, il televisore, scusa, ma che vuoi? Bene, direi che oggi abbiamo imparato un sacco di cose su di noi, no? Sì. E sui problemi di Fotini. Veramente, sì, le tue recensioni anche. Benissimo, quindi direi che l'avete fatto anche voi, eh? Che cosa vedete voi nel bosco? Ce lo racconterete. Ciao! Ciao!